Ora, gli astronauti dell'Apollo 17 stanno passando sulla metà della Luna che non è mai rivolta verso di noi. Qui i mari sono più piccoli e anche meno numerosi. Questo è il bacino orientale, un grosso cratere del diametro di circa 1000 chilometri. È in parte sulla faccia nascosta della Luna, così non possiamo vederlo bene dalla Terra. A questo cratere è stato dato un nome russo, Tsiolkovsky. I russi furono i primi a fotografare questo lato della Luna. Ora gli astronauti si muovono nella parte in ombra della Luna. Il Sole sta illuminando infatti l'altra faccia. Quando alcune zone della Terra entrano nel cono d'ombra della Luna, diciamo che si verifica un'eclissi di Sole. È arrivato per il modulo esploratore lunare il momento di atterrare. Il LEM con a bordo i suoi due astronauti, il Lunar Rover e un'attrezzatura di strumenti scientifici sta per toccare la superficie polverosa e piena di crateri della Luna. Getting a little dust. Going down about two. Very little dust. Very little dust. Stand by for touchdown. Stand by. 25 feet. Down at two. Feels good. 20 feet. Going down at two. 10 feet. 10 feet. Contact. Engine stop. Hey, Houston, the Challenger has landed. Roger, Challenger, that's super. Houston, you can tell America that Challenger is a Taurus Littrow. Un breve giro sulla Lunar Rover. Sulla Luna bisogna indossare una tuta spaziale. Qui non ci sono né aria né acqua, soltanto temperature molto elevate o molto basse. La forza di gravità è circa un sesto di quella terrestre. Quindi gli astronauti pesano qui un sesto del loro peso a casa. Per 72 ore gli astronauti esploreranno, osserveranno e compiranno degli esperimenti. Questo esperimento permetterà di misurare la temperatura all'interno della Luna. Quella superficiale si misura facilmente. Nella parte esposta al Sole, la Luna raggiunge temperature superiori a quelle dell'acqua in ebollizione sulla Terra. Questo esperimento riuscirà, fra l'altro, a registrare i terremoti lunari. Sulla Terra ci sono ogni anno più di 1 milione di terremoti. Sulla Luna se ne verificano solo poche centinaia. Gli scienziati vogliono capire il motivo di questa differenza. First cable. First cable hook. Watch the cable. Get it, you all right? Yep. Fly the VA. Esperimenti del tipo di quello che si sta svolgendo ora mostrano che ci sono piccole quantità di gas intorno alla Luna. Alcuni provengono dai vulcani e altri dal vento solare, una corrente di particelle ad elevata energia originate dal Sole. Sulla Terra gli strumenti stanno registrando tutto. La gran parte dei meteoriti che cadono sulla Luna sono piccoli, sono micrometeoriti. Quando vengono a contatto con queste apparecchiature che si stanno approntando, se ne può misurare la velocità, la massa e capire la direzione da cui provengono. Gli strumenti inoltre analizzano le particelle che si sollevano quando i meteoriti si scontrano col suolo lunare. I due astronauti porteranno a termine molti esperimenti. A circa 400.000 km di distanza brilla la Terra, sempre nella stessa posizione nel nero del cielo, perché la Luna rivolge la sua stessa faccia verso la Terra. Dalla Luna sembra che esistano delle fasi terrestri, proprio come quelle lunari e per lo stesso motivo.
Le parti della Terra e della Luna esposte al Sole sono luminose, quelle opposte sono scure. Quando la Luna è fra noi e il Sole, la sua faccia scura è rivolta verso di noi. Noi la chiamiamo Luna Nuova. Quando la Luna gira intorno alla Terra, a mano si illumina la sua superficie rivolta verso di noi. A metà del cammino dalla fase di Luna Nuova, la parte rivolta verso la Terra è del tutto illuminata. È allora il momento della Luna Piena. Dalla Terra la Luna appare come in queste immagini. La Luna continua il suo viaggio intorno alla Terra e a poco diminuisce la sua superficie illuminata fino a che essa non scompare del tutto. Dalla Terra la vedremo così. Le fasi lunari sono dovute al movimento della Luna intorno alla Terra. Sulla Luna gli astronauti stanno raccogliendo campioni di roccia. Questi e altri campioni del suolo furono raccolti durante le 6 missioni Apollo sulla Luna. Here I am, folks, in the middle of a boulder field. Just minding my own business. Nello stesso tempo in cui gli astronauti raccolgono materiale dalla Luna, dei campioni di roccia prelevati durante precedenti missioni vengono studiati sulla Terra nei laboratori. Gli scienziati hanno scoperto che la Luna ha la stessa età della Terra e inoltre sono riusciti a capire da quali sostanze sono composti il suolo e la roccia lunare. Hanno trovato tracce di ferro in molti campioni di roccia e cristalli. I cristalli ricoprono la superficie esterna di molte rocce e si trovano anche al loro interno, probabilmente formatisi grazie alle temperature e alle pressioni elevate che si producono ogni volta che un meteorite sbatte sulla superficie lunare. Sulla Terra, scienziati e tecnici studiano questi campioni di roccia e suolo, mentre sulla Luna gli astronauti dell'Apollo 17 ne raccolgono altri. He's using a little more than normal. He's using a little more than normal, and we used a little more than normal at the press integrity check, and we might run a little short of 7 hours. Okay, how about other consumables? You got spots on those? That's the lowest one. That's the lowest one. All the rest of them are greater than that. E ora la visita dell'Apollo 17 sulla Luna è finita. È ora di fare i bagagli e tornare a casa. Ok, Bob. SCB-6 and SCB... Wait a minute, what's in 6? 6 probably nothing. No, there's samples. Tell us. 6. Ok. Raj. 99, proceeded. 3, 2, 1. Ignition. Right away, Houston.